Ok, perfetto. Come avevo previsto Brands Hatch è stato un pochino più facile rispetto a, a Motegi. Perché comunque nelle curve nel tratto misto loro perdono sicuramente di più. Però comunque non, di certo non l'ho stradominata, complice anche qualche errore. La prima curva non l'ho mai affrontata una volta in modo corretto. Quindi era stupenda la, merce, la Lancer, quella grigia che ho sorpassato, molto bella. Mi sembra che non ci fosse in Gran Turismo 5. Andrò a controllare che tipo di Lancer è. Tanto ormai nei concessionari si trovano tutte. Ok, Daytona. Eh, Daytona è un tracciato veloce. Qui sarà premiato forse quello, diciamo, che avrà più motore. Io non mi posso lamentare, questa GTR va anche a 300 all'ora raggiunge i 300 orari e solitamente in questo tracciato sono sempre stato abbastanza avvantaggiato forse tranne nel misto dove essendo curve strette il sottosterzo si fa sentire ed è abbastanza marcato però in quanto a velocità di punta beh vedo che gli avversari sono più o meno sempre gli stessi eh, non penso siano avversari da 300 all'ora non credo che nessuno di quelle auto viaggi sui 300 orari quindi forse questa sarò avvantaggiato ulteriormente poi c'è sempre quel tratto finale con le due shikan che ha vantaggio abbastanza anche lì, se uno fa una staccata bella profonda. Ok bene, e come avevo immaginato qui per quanto riguarda la velocità di punta sono nettamente superiore. Anche se ho visto che comunque dove guadagniamo maggior se maggiori secondi era nella chicane, quella che ho detto, nella doppia chicane, prima del traguardo. Quindi poi alla fin fine si sì, guadagniamo in velocità di punta, ma comunque loro erano un pochino superiori in accelerazione essendo auto da rally e da, DT da DTM. Quindi auto comunque da gara. Ok, anche questa terza è andata. Devo dire che con questi campionati eh, sicuramente per ogni parte ci saranno meno gare perché iniziano a essere un po' più lunghe. 5 giri, 15 minuti. Quindi sicuramente ci saranno meno par meno, meno gare. Ok spa spa 5 giri e sarà parecchio lunga come gara di notte non so se di notte o se di giorno allora e anche a spa dopo Rouge Dion con lungo rettilino probabilmente qualcosa guadagnerò in velocità di punta Potre non mi ricordo più se questa sì, mi sembra che questa GTR sia un pochino potenziata Se non sbaglio Sì, nel computer uh, 30 cavalli, vabbè, provo così Adesso me la vado a cercare e perderò Però voglio vedere, siccome Spa comunque è un tracciato che, che conosco abbastanza bene E um, è deve anche parecchio lungo magari anche con meno cavalli c'è abbastanza tempo per sorpassarle tutte, comunque penso che co al di là di tutto sono 30 cavalli in meno, ma di potenza ne ho a sufficienza lo stesso.